My Grandmother's Space Suit è il titolo del nostro terzo disco, è sicuramente un disco diverso dai due che lo precedono, che erano a loro volta diversi fra loro, e questa volta abbiamo deciso di privilegiare la composizione e l'arrangiamento, di improvvisare di meno, di cercare però nuove strade, nuove sonorità che fossero più contemporanee, che guardassero al futuro. Pur avendo le nostre radici, diciamo, nel passato, come testimonia il titolo dell'album. L'idea è nata su MySpace, dove abbiamo conosciuto Marco Migliari circa 2 anni fa, e poi è proseguita attraverso una cena in un ristorante di Ancona nell'estate del 2009, dove abbiamo deciso effettivamente di produrre il disco insieme a Marco in Inghilterra, a Box per la precisione, dove sono gli studi della Real World. L'atmosfera degli studi Real World è veramente incredibile, un posto fuori dal mondo e al centro del mondo allo stesso tempo, perché è una specie di eremo, di pace, di solitudine, di tranquillità nella campagna, ma allo stesso tempo è il posto in cui artisti incredibili da tutto il mondo vengono a registrare, a lasciare traccia della loro musica, in un'atmosfera che sembra fatta apposta per stimolare la creatività, la produttività, la serenità quando si registra. Il giorno quando siamo entrati al Millside era entriamo in questa specie di hangar vuoto, enorme. Io ricordo alla fine che cos'era questo hangar: era un intreccio di fili, schermi di plexiglass di legno per separare i vari microfoni degli amplificatori. Ho visto questo posto trasformarsi nel giro di 8 giorni. Era tutto quanto una macchina che si muoveva dalle 10:30 del mattino e andava avanti a volte tardissimo, 5. Io penso che il fade out non sia possibile, penso che dovreste fare voi il fade out, togliendovi fuori dal suonato. Come facciamo in concerto. Eh sì. Non so, se ti sembra una buona idea come... È da provare, di concetto mi va bene tutto, insomma, bisogna vedere se funziona. Se rimane lui solo di tastiere, mi chiedo se da un punto di vista di simmetria del pezzo, di movimento, abbia senso, visto che effettivamente parte tutti quanti insieme e rimane soltanto lui. Il nostro produttore è Marco Migliari e il suo modo di lavorare è decisamente singolare e molto interessante, perché Marco cerca sempre la soluzione non banale, dal punto di vista sonoro e dal punto di vista tecnico. L'idea di finire in maniera minimalista, piuttosto che fare il classico fade-out, decisamente mi trovo molto d'accordo. Poi siamo tornati negli stessi studi a gennaio del 2010 per i missaggi e per registrare la voce di Barbara Eramo su Loaded Gun, che è il primo singolo dell'album. Ed è la prima volta che nei dischi della fonderia c'è una voce. E il brano è stato un esperimento nato un po' per caso su un testo di una poesia di Emily Dickinson, ma il risultato è stato sorprendente per tutti noi, e così abbiamo deciso di farlo diventare il singolo e di realizzare un video
diretta da Antonello Schioppa, proprio per questo brano. La Fonderia è soprattutto un gruppo live. Abbiamo iniziato facendo improvvisazione tanti anni fa, ma abbiamo sempre pensato che il momento principale della nostra attività fosse il, appunto, il concerto, comunque l'esibizione live. E da tanti anni desideravamo fare un disco, dopo i due precedenti che abbiamo registrato a Roma nel nostro studio, desideravamo fare un disco che catturasse completamente l'energia che abbiamo quando suoniamo dal vivo. E questo non era possibile a Roma e abbiamo deciso quindi di farlo in Inghilterra con l'assistenza di Marco, specialmente negli studi della Real World che sono stati progettati apposta per la registrazione live. E penso che ci siamo riusciti.